Abbiamo la conferenza, la possiamo mandare subito? Ascoltiamo. Eccoci, Flavio, sta parlando per questa Maria Laura Garofalo. Perfetto, Emiliano, ascoltiamo. Tagli introdotti nel sistema sanitario nazionale dai recentissimi decreti Bondi hanno creato dei gravissimi disservizi sul territorio e per questo si è attivato personalmente per cercare di mitigarne gli effetti. Per questo motivo io oggi qui di fronte a tutti quanti voi che siete la mia squadra voglio ringraziare espressamente il sindaco Gianni Alemanno. Io Gianni ti ringrazio di vero cuore, ti ringrazio dal profondo del cuore perché di fronte al dissesto della nostra sanità e di fronte al silenzio assoluto di tutti i politici sia di destra che di sinistra tu sei stato l'unico che ha alzato la voce e si è fatto ascoltare. Di questo sicuramente noi ti siamo grati, al di là della politica e oltre ogni nostra personale ideologia. Prima di passare il microfono al sindaco, colgo l'occasione per informarvi brevemente sulla situazione contingente, premettendo che mi rendo conto, e vi sono molto vicina in questo momento, che voi vivete in prima linea le difficoltà e le strutture del sistema. Sappiamo tutti che il 22 novembre il nuovo commissario alla sanità della Regione Lazio ha emesso un provvedimento che ha introdotto nel sistema un taglio di circa il 7% di tutti i budget delle strutture private accreditate e degli ospedali classificati. Si è trattato di un taglio lineare, ovvero senza distinguere operatori efficienti da operatori inefficienti, senza distinguere le operazioni salvavita da quelle ordinarie e senza neppure riconoscere l'attività in elezione da quella ordinaria. Si è trattato peraltro di un taglio comunicato a fine d'anno senza la benché minima concertazione e a fronte di prestazioni assistenziali già erogate. Un taglio che ci ha letteralmente messo in ginocchio e che ci ha costretto, come ben sapete, a chiudere alcuni dei nostri reparti rinviando l'attività in elezione. Il sindaco però, come dicevo, all'inizio si è reso conto di questa situazione e si è attivato personalmente chiedendo un incontro al ministro Balduzzi e al commissario Bondi. L'incontro c'è stato, Gianni Alemanno ha sottoposto ai suoi interlocutori la situazione drammatica e disastrosa del territorio e ha chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto cui far partecipare noi esponenti della sanità privata, una rappresentanza del Ministero e del Commissario Bondi. Mi risulta che ci sia stata anche qualche resistenza da parte del Commissario, però alla fine, dopo le numerose insistenze e sollecitazioni del Sindaco, il Commissario ha dovuto desistere. E proprio ieri, quindi le notizie sono freschissime, c'è stato questo tavolo tecnico di confronto al Ministero dell'Economia a cui ho partecipato personalmente. E devo dirvi che al di là di ogni aspettativa ho trovato un commissario disponibile alla comprensione, ha ascoltato le nostre problematiche, ha cercato di comprendere anche le debolezze tecniche del provvedimento e si è impegnato ad incontrarci nuovamente il 20 dicembre, dedicandoci l'intera giornata e separando la riabilitazione dagli acuti, perché sono due ambiti con problematiche completamente divergenti tra loro, con non una promessa, ma con la disponibilità a considerare completamente soluzioni della problematica. Direi, cosa posso dirvi? Che sono un inguaribile ottimista, senz'altro sì, però questa volta mi sento di esserlo anche a ragion veduta. Io vi prometto che il 20 dicembre riandrò a quel tavolo tecnico e mi batterò con tutte le mie forze per portare a casa il risultato.
però ricordiamoci che senza l'intervento del sindaco non ci troveremo assolutamente in questa situazione e in questo momento non avremo alcuna possibilità di sperare una soluzione del problema. Il sindaco ha affrontato questo problema non da politico, ma l'ha affrontato come una rappresentante istituzionale sensibile alle problematiche del territorio, un interlocutore istituzionale responsabile e sicuramente per questa sua modalità di affrontare il problema merita tutto il nostro appoggio. Vi ringrazio e passo la parola al sindaco Gianni Alemanno. Continua la conferenza alla Aurelia Hospital, andiamo ad ascoltare il sindaco Gianni Alemanno. Io saluto e lascio la linea a Francesco Gesualdi, dopo partirà ovviamente, parte già adesso l'informazione dalle 10 alle 12. Alemanno, diretta dall'Aurelia Hospital. Grazie di questo incontro, sono stato l'assessore di Sconti e questo è un incontro che entra nel quadro di un giro molto ampio che mi ha portato a andare a Lidi, al Gemelli, al Policlinico Umberto I, a San Raffaele e oggi appunto è giusto che sia qui rispetto a una struttura così importante come la vostra. Ringrazio Maria Laura Garofalo per l'accoglienza e anche per le informazioni che mi ha dato, che ci sta dando, proprio per avere una visione che sia la più lucida possibile. Allora, che cosa è successo, qual è il mio atteggiamento e che cosa sto cercando di fare e cosa penso che dobbiamo cercare di fare insieme. Allora, innanzitutto io di sanità ho sempre cercato di evitare di occuparmi perché la competenza istituzionale è diversa e siccome tra l'altro noi abbiamo i nostri guai come Roma Capitale, ho sempre ritenuto giusto non fare confusione e lasciare la attribuzione della realtà. Però il Signore di Roma ha delle responsabilità in campo sanitario per quanto riguarda la città e se vede una situazione di emergenza e se riesce ad andare per controllo ha il dovere di intervenire, non ha competenze dirette ma si deve fare interprete di quelli che sono i problemi e le difficoltà. Oggi siamo chiaramente in una situazione difficile e di emergenza. Già radici antiche, oggi ovviamente siamo all'epilogo di questa vicenda. Però ci sono due elementi che sono chiari nel percorso, che io vi voglio ricordare. Il grosso problema della sanità italiana e della sanità di Roma e del Lazio nasce non solo per quelli che possono essere problemi di scompensi, le strutture, sprechi che oggettivamente esistono e problemi di costi economici notevoli, ma derivano anche da un errore fondamentale di gestione che viene dall'istituzione della politica. E viene da quando sostanzialmente a livello governativo è scomparso, poi è ricomparso il Ministero della Sanità, è diventato il Ministero della Salute, ma tutta la questione economica della sanità è stata di fatto subappaltata, affidata al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Anche oggi il Ministro Balduzzi, parlando insomma nei vari contesti, lamenta questa sorta di separazione di ruoli. Che cosa comporta questo? Comporta che quando si affrontano i problemi di carattere sanitario, quelli che fanno le scelte, quelli che guardano i piani di rientro, quelli che hanno i rapporti con i commissari, anche con i commissari e i presidenti delle regioni, sono sostanzialmente il comitato del finanziario del MES, il quale fa i conti, però non ha nessuna competenza per dire questo è l'indirizzo, questa è la riforma che va fatta, questa è la politica di ristrutturazione che può essere fatta, qui bisogna tagliare, ci sono gli sprechi e poi invece bisogna preservare perché c'è la qualità. Non c'è niente di tutto questo, c'è soltanto un ragionamento ragionieristico. Questo ragionamento ragionieristico fino all'altro ieri è stato mediato dal fatto che i commissari erano i presidenti della regione, quindi qualcuno che ha la responsabilità politica. Anche da questo punto di vista c'era un problema perché un presidente di regione che deve occuparsi di 100.000 cose a fare anche questo della sanità era comunque un problema, ma comunque una responsabilità politica che faceva da filtro rispetto a questi ragionamenti ragionieristici. Poi passaggio finale e ultimo è stata la nomina del commissario Bondi, i tecnici che nomina un altro tecnico che di sanità non sapeva nulla e probabilmente ancora oggi sta studiando e sta imparando. Tra l'altro un tecnico impegnato a 360 gradi, io ho avuto a che fare con Bondi, a parte che ai tempi
dell'agricoltura quando era commissario di Parmalat, ma in questo ultimo tempo lo si fare con Bondi per la spending review dei comuni, dove ha un compito per allineare i vari bilanci dei comuni, per la ricapitalizzazione di ATAC, quindi per quanto riguarda un problema di trasporto pubblico locale, e infine con la commissione della sanità. Ora, io ho il massimo rispetto per Bondi, che è una persona molto intelligente e molto capace, ma qua si rischia veramente di trovarsi di fronte a Cisola di Rambola nel suo colpo di tutto quanto. Questa situazione ha generato dei primi decreti, che sono quelli che citava prima Maria Laura, che sono chiaramente dei decreti fatti in chiave ragionalistica e in chiave aziendale. Qual è stato il ragionamento a me fare? Allora, dobbiamo tagliare, dobbiamo cercare di giungere rapidamente a una situazione di piano di rientro. Dove vado a tagliare quando c'è un'impresa in difficoltà? L'impresa in difficoltà taglia sulle forniture esterne, taglia sull'outsourcing, taglia cioè su quello che è esterno al dato della realtà del suo gruppo più ristretto. Quindi lui ha ragionato come se la scelta pubblica fosse questa azienda e tutti quanti voi fossero una specie di fornitori di beni e servizi in outsourcing, dove si voleva fare dei tagli, quindi si poteva colpire abbastanza indiscriminatamente. Nessuno gli aveva detto, penso che oggi lo sappia, che questo è un colpo diciamo, molto grave e molto pesante, perché ovviamente tagliare le prestazioni a voi, mettervi in ginocchio, addirittura costringervi a chiudere, significa che tutte quelle prestazioni che oggi voi gestite con costi infinitamente minori del pubblico, torneranno sul pubblico, addirittura andranno fuori regione e faranno impazzire, non miglioreranno, ma faranno impazzire il bilancio sanitario della nostra città, della nostra regione. Questa è una cosa che ragiona, e che deve ragionare non solo in termini sociali e sanitari, ma ragiona anche dal punto di vista economico, quindi è chiaramente un errore, uno sbaglio, un atteggiamento fatto da chi non conosce realmente gli equilibri e le difficoltà del sistema sanitario. Ugualmente il problema dei tagli e sprechi è ovvio che devono essere fatti dentro le ASL, struttura per struttura, ASL per ASL, non possono essere fatti cancellando per la bacchetta magica alcune strutture che comunque in qualche modo rappresentano un punto di equilibrio sul territorio. Io sono convinto che la vecchia querela tra sanità pubblica e sanità privata si risolve sul principio di sussidiarietà, e il principio di sussidiarietà ci insegna che quando il privato sociale interviene su un servizio, interviene in maniera qualificata, mantenendo la alta qualità come voi fate, può dare dei risultati dal punto di vista economico e dal punto di vista complessivo della qualità della gestione che possono essere superiori al pubblico. Questo è un caso reale. Il che non significa che il pubblico debba scomparire, ma significa avere gli strumenti e le capacità per valutare quello che il privato sociale riesce a fare e fare in modo che ci sia il massimo intervento di questo genere, perché i vostri costi più ridotti, la vostra qualità sicuramente migliore, probabilmente anche superiore, garantisce il moltiplicarsi delle risposte, la riduzione delle liste d'attesa e tutto quello che voi meglio di me sapete. Allora, a fronte di questa situazione, quale deve essere l'atteggiamento, quale deve essere il nostro ruolo e quale deve essere il mio ruolo? C'è un elemento in più, che è l'elemento ovviamente di elezioni regionali che si stanno avvicinando, di una situazione di dimissione del Presidente della Regione, e quindi in questo momento manca l'interlocutore istituzionale, l'interlocutore politico che può affrontare questi problemi. Certamente il Presidente Pollini è andato anche ieri a fare col premier, ma c'è un nuovo istituzionale.